Questa settimana è stata una settimana di grandi lotte con gli studenti, con i ricercatori, gli insegnanti in piazza contro la riforma dell'università. Il potere, il governo, si è blindato dentro le città, ha blindato Roma, ha messo i poliziotti in piazza per tentare di trasformare quello che è un grande movimento di protesta e di lotta in una questione di ordine pubblico. Il governo ha paura di discutere in realtà dei problemi del paese, il governo si blinda dentro il palazzo e non vuole dialogare con la popolazione. Allora io penso che noi dobbiamo partire di qui, dal fatto che c'è un grande movimento in piedi e nello stesso tempo che il governo sta continuando ad andare avanti e vota, e assieme al governo vota Fini, che è 5 mesi che fa casino ma che continua a sostenere i provvedimenti antipopolari del governo, oggi sulla riforma dell'università come ieri quelli sulla controriforma del lavoro. E allora noi dobbiamo arrivare a cacciare questo governo, e questa cacciata non avverrà da dentro il palazzo, lo dobbiamo sapere. Per questo è necessario arrivare ad azioni di lotta più larghe, più forti, che coinvolgano insieme i lavoratori dell'industria, i disoccupati, gli studenti, i ricercatori, per avere insieme la forza per far cambiare e per mandare a casa questo governo. E noi chiediamo da tempo alla CGIL di dichiarare lo sciopero generale. La CGIL non lo sta facendo, ma non possiamo rimanere per questo con le mani in mano. Per questo proponiamo che il 14 di dicembre, il giorno in cui ci sarà il voto sulla mozione di sfiducia a questo governo, ci sia in tutta Italia una mobilitazione generalizzata davanti al Parlamento con un presidio, ma davanti a tutte le prefetture d'Italia, per dire che questo governo se ne deve andare, che bisogna andare subito alle elezioni anticipate e che non ci deve essere nessun governo tecnico che magari si sogni di fare qualche altra stangata nei mesi prossimi, perché questa rischia di essere la condizione, che da un lato ci sono le lotte ma che il governo si chiude a riccio dentro il palazzo e che l'unica risposta sia un governo di transizione che faccia un'altra stangata sulle spalle dei lavoratori, dei pensionati e degli studenti. Per dire di no a questo, il 14 tutti in piazza, chi può a Roma davanti al Parlamento, chi altrimenti nelle sue città davanti alle prefetture, per dire basta, che il governo se ne vada, per dire che la devono finire con questa politica antipopolare e per dire che bisogna andare subito alle elezioni.